L'Orazio Capite è un dipinto di grande importanza nell'opera di Vincenzo Camuccini, non solo per la sua elevata qualità, ma anche per la eccezionalità del suo committente, il principe della pace Manuel Godoy. Potentissimo primo ministro del re di Spagna Carlo IV di Borbone, esule a Roma dal 1812 dopo che la corona di Spagna cade nelle mani di Napoleone Bonaparte. Godoy possedeva una sterminata raccolta di dipinti nel periodo della sua apoteosi politica in Spagna, che comprendeva opere di Raffaello, Correggio, Velázquez e inoltre era stato uno dei principali committenti di Goya, che per lui aveva dipinto numerosi ritratti, tra cui le due celebri e scandalose Mayas, la Desnuda e la Vestida, che ritraggono con ogni probabilità Pepita, la giovanissima amante del principe. Tutte opere che Godoy perse con la caduta dal potere e non recuperò mai più. L'Orazio Capite fa dunque parte della nuova raccolta di dipinti che Godoy mise insieme negli anni dell'esilio romano. Il dipinto rappresenta appunto una delle opere più significative di Camuccini, un artista che è, possiamo considerare, il continuatore della grande tradizione classica romana. I suoi modelli erano l'antico e la pittura rinascimentale, in particolare Raffaello, e quest'opera in particolare è ispirata, diciamo, alla più importante scena di battaglia ideata o comunque dipinta da Raffaello, la battaglia di Costantino nelle stanze vaticane. Sono infatti numerosi gli espliciti richiami all'opera raffaellesca nell'Orazio Coprite, mentre vi sono anche brani che denotano un'apertura verso orizzonti emotivi più moderni, come l'episodio di struggente bellezza del giovane etrusco Riverso, che denota una sensualità insolita per Camuccini. È un artista, infatti, in cui tutto rimane comunque sotto il controllo dei canoni della bellezza ideale, della perfezione del disegno, dell'equilibrio compositivo, tratti caratteristici di questo artista e più in generale della pittura neoclassica.